La speranza è quella magica creatura che entra nel tuo cuore e che non è mai così persa da non poter essere ritrovata. La speranza per me è credere che le cose possano migliorare, che le difficoltà si possano superare. È la forza che ci spinge a non arrenderci mai. Quando una persona non spera e non sogna, non vive veramente. La vita va vissuta, ma l'importante è essere positivi ed avere sempre un desiderio, un obiettivo ed una speranza. Se dovessi dare una definizione della speranza, secondo la mia esperienza personale, direi che è quella forza interiore che ci fa attraversare e affrontare le varie tempeste della vita e ci spinge sempre a cambiare prospettiva. Infatti, tutto può rinascere in noi se essa vive nei nostri cuori. La speranza, secondo me, ci accompagna lungo tutta la nostra vita. Abbiamo infatti sempre qualcosa in cui sperare. La speranza è la massima fiducia che riponiamo in qualcuno o in qualcosa mentre attendiamo il realizzarsi di una condizione migliore. Possiamo sperare che un giorno il mondo sia un posto migliore per ogni uomo, perciò riponiamo fiducia nell'umanità e in Dio. Cos'è la speranza? Penso che la speranza sia la possibilità che ogni uomo ha di vedere in ogni situazione uno spiraglio di cambiamento positivo. E la speranza è sicuramente collegata alla fiducia che ci accompagna molto spesso in momenti difficili della nostra vita. E quando si dice la speranza è l'ultima a morire, si intende proprio che ci accompagna sempre. Speranza. Questa parola, quando la sento, mi dà consolazione ed energia. Riconosco in essa una potenza e profondità che altre parole non possiedono. Mai smettere di credere che qualcosa accada. La parola stessa ce lo dice, perché tutto è possibile.